Ciao ragazzi, qui è Sabit e benvenuti in questo pack opening. Ragazzi, come avete letto dal titolo, quest'oggi faremo un pack opening un po' particolare. È un indizio un po' particolare, parecchi l'hanno accusato come un altro nemico fortissimo in Dragon Ball Super. Ma ora lo vedremo, ragazzi. Eccolo qua. Spero che vedete, eh? Stiamo parlando di... Perché è buio, lo sto facendo di notte. È Black Goku, ragazzi, guardate la bellezza. Scusate se non vedete. Da parte io sto raffreddato e non vedete. Non c'è la sigla perché ho da fare. Ragazzi, bando alle ciance, cominciamo subito. Allora, mi vado a prendere un coltello. Aspettate. Mamma mia, eccomi ragazzi, ho il coltello dalla parte del manico. Ragazzi, se siete piccoli non usate mai i coltelli, mi raccomando. Beh, mi ricordo una volta io con un coltello mi feci male, eh. Quanto odio quando... Ovviamente ragazzi, supporto GameStop, eh. Supporto GameStop. Ok, fatto. Perché non lo voglio rovinare, ragazzi. Ok, vabbè, lo scatolo lo mettiamo qui. Abbiamo a che fare con Black Goku, ragazzi. Come posso dirvi? Allora, ora vi racconto pure una piccola storiella su Black Goku. È pure bello alto, però. È alto pure, quindi va benissimo. Non mi guardate quando uso i coltelli, per favore. Io ragazzi non mi pento mai di comprare Dragon Ball, eh. Guardate il piedistallo. Non si può vedere, non si può vedere. Per poco non cadeva qualcosa. Un attimo solo, raga. Sto raffreddando in una maniera incredibile. Ragazzi, mi raccomando, hashtag raffreddore. Voglio un attimo dire una cosa in generale. Comunque, voglio sottolineare che Black Goku non è il fratello di Goku. Non è il fratello. È un parassita. Anzi, no, è Zamasu dell'altro futuro di Dragon Ball Super che ha preso il corpo di. Il corpo del nostro Goku. Guardate qua la sua testa, guardatela. Però, troppo scuro, non si vede niente. Non si vede niente, raga. Ho sbagliato a farlo di notte questo. Vedete? Scusate un attimo. Non riesco a farlo. Perché scusate un attimo. Io se abbasso qua. Penso che dovete riuscirmi a vedere. Però non vedete il coso. Ok, va benissimo. Vedete? Aspettate, forse è posto. Ok, va benissimo. Vedete? Ogni minimo dettaglio è stato fatto benissimo. Però mi fa ribrezzo vedere Black Goku così, raga. Aspettate un attimo. Ok. Fermi un attimo che mi stava per cadere la videocamera. Raga, non è che è fatto coi piedi sto fan opening. Non è fatto coi piedi. Aspetta. Ok. Ma immagino che così dovrebbe vedersi. Quanto è alto però questo esercizio? Non giocate mai con i coltelli, terza volta che lo ripeto. Ok, va benissimo. Perfetto. Zitti, zitti, zitti. Oh, eccolo qua. Guardate, guardate l'anello temporale come si vede. Questo coso grigio, raga. È con questo che Black Goku viaggia. È con questo. Aspetta. Ma non fa niente. Mettiamogli la testa. Piano. Ok. Perfetto. Ci abbiamo fatto. Oh, raga, però è alto, cazzo. È altissimo. Aspetta un attimo. Metto contro la luce, raga, perché col buio non si vede niente.
Ho sbagliato. Non ho sbagliato. Ok, raga, va benissimo così, guardatelo. Spero che lo metta a fuoco. Guardate ogni minimo particolare. Il design di queste action figures è qualcosa di spettacolare. Ok, oh. È bellissimo, raga, guardate ogni minimo particolare. Mamma mia. Ho fatto un pack opening da schifo, lo so. Perché la qualità della videocamera che mo fa schifo. È bellissimo, raga. Voi non lo vedete, ma io lo vedo. Perché forse si è fulminata una lampadina. Comunque, ragazzi, io non mi pento mai di comprare queste action figures. Soprattutto di Dragon Ball Super. È più o meno alto come è. Però è fantastico, però, raga. Guardate. È fighissimo, però, eh. Cioè, guardate. Ogni minimo dettaglio, anche gli stivali. Voglio un attimo sottolineare una cosa con questo Black Goku. In realtà, ragazzi, Black Goku è Zamasu. È Zamasu che ha rubato il corpo di Goku in un futuro ancora più futurissimo di Dragon Ball Super. Ragazzi, io il video lo posso finire qua. Lasciatemi un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale. Qua da Subit è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.